L'Indonesia ospita la più grande comunità musulmana del mondo e ha sviluppato un modello di coesistenza e pluralismo democratico meritevole di essere maggiormente conosciuto e apprezzato e che l'Italia apprezza in grande misura. Anche l'Italia ha una lunga tradizione di apertura alle altre culture e di rispetto delle fedi religiose. Oggi l'evoluzione del contesto regionale, in particolare nell'area del Mediterraneo, si riverbera sulla realtà italiana, sulla sua società, rendendo essenziale una riflessione meditata e profonda sul rapporto tra identità nazionale e modelli di convivenza. I grandi flussi di profughi e migranti interpellano da vicino, infatti, l'Italia e l'intera Unione Europea. Si impone quindi in questo quadro un necessario e sereno approfondimento che tenga conto anche dei temi del dialogo tra fedi e culture diverse. Sul piano bilaterale, tra Indonesia e Italia, le relazioni economiche già intense hanno ancora, come ho ricordato, un potenziale inespresso da cui entrambi i paesi possono trarre benefici molto grandi. E sono lieto di osservare come giorno dopo giorno si assista a un aumento progressivo degli scambi e degli investimenti, come le intese appena firmate tra le aziende dei due paesi dimostrano in maniera più che positiva e di grande evidenza. Occorre continuare sulla strada della cooperazione tra aree di integrazione regionale. Un quadro normativo comune è lo strumento per intensificare, come tutti auspichiamo, le relazioni. Unione Europea e ASEAN dunque in questo sono protagoniste.